che bello caffè sulla Napolosa ne fa, e nessuno si spiega perché è una vera specialità. Che adoro i caffè, casa sente per sta città, è un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a pigliar, come nasce lo sento bebè, carici me me, un po' che caffè, e l'inglese si scorda da te, si vede a sapere. Il bello e il buono è la musica per celebrare i 50 anni di un grande marchio dell'industria italiana. Napoli e la sua passione per il caffè hanno dato spunto alla Kimbo per organizzare una mostra d'arte multimediale e sensoriale e una serie di iniziative correlate come l'International Kimbo Coffee Jukebox, ovvero un jukebox digitale, primo esempio del genere in Italia, ideato e curato dal napoletano Ciro Cacciola per la mostra Bello e Buono Napoli Improvvisamente, allestita a Castel Sant'Elmo. Il jukebox allieterà i visitatori del Museo di Capodimonte, dove questa mattina si è svolta la presentazione dell'evento a cui ha preso parte Fabrizio Vona, sovrintendente del Polo Museale di Napoli. Così come l'anno scorso abbiamo fatto qui a Capodimonte la discoteca nei cortili, così come facciamo spesso a Sant'Elmo e abbiamo molte critiche in Piazza d'Armi, delle serate di musica, questa idea del jukebox a Capodimonte serve per rendere più gradevole il bar, serve per, come dire, per attrarre i visitatori non solo per vedere Tiziano ma anche per andare a prendere un caffè buono nel bar e per poter sentire della musica, voglio dire, in un'idea un pochino più aperta dei musei, un'idea meno ingessata, un'idea che possa attrarre appunto visitatori dove sembrerebbe che visitatori non ce ne siano. Diversi momenti promozionali, come la pubblicità sui social network, faranno da contorno all'evento, che avrà il suo culmine il 15 giugno al Museo di Capodimonte. Altri particolari li ha svelati il direttore generale di Kimbo, Simone Cavallo. Abbiamo creato un'iniziativa che in qualche modo associasse Kimbo all'arte e il passaggio dall'arte alle canzoni e in particolare alle canzoni che hanno accompagnato la storia di Kimbo, le 50 canzoni che sono rappresentative dei 50 anni di Kimbo, era, diciamo, un passo quasi obbligato.